Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Io vi saluto con questo bellissimo cappello di Natale e questo è il video dove vi parlo e vi suggerisco alcuni libri da leggere durante le feste di Natale o comunque in inverno, dicembre, più o meno questa stagione qua. Allora, voglio partire da un fumetto. Questo è il fumetto di Nightmare Before Christmas. Eccolo qua, è un bellissimo fumetto che viene 6,90 €, credo che si trovi solamente usato. Io lo acquistai nuovo, mia sorella poi lo voleva anche lei, l'abbiamo acquistato usato su Comprovendo Libri. Non so adesso se è di nuovo in vendita o se trova solamente usato. Io cercherò poi di mettervi i link utili giù nell'info box. Comunque è un fumetto molto carino, i disegni a me piacciono molto e appunto ripercorre la storia di Nightmare Before Christmas. Quindi, se vi è piaciuto il film, a me è piaciuto tantissimo. Tim Burton è uno dei miei registi preferiti. Quindi, se vi è piaciuto il film, sicuramente non potete chiamare il fumetto. Tra l'altro, non costa neanche tanto perché 6,90 €. È un prezzo molto accessibile, se poi lo trovate usato risparmiate anche molti soldi. Un bellissimo libro da leggere in realtà tutto l'anno, ma soprattutto a Natale. Altro libro che non è un fumetto, ma è molto pieno di disegni perché in realtà è da bambini. Io però questo qua l'ho letto da adulta perché mi era stato regalato tipo 3 Natali fa da mia sorella. È il Grinch. Il libro del Grinch è un librettino piccolino, sono 9 euro e è edito da Oscar Junior. È un libro molto carino e anche qua, se amate il film, il cartone animato del Grinch, amerete sicuramente anche il libro. Si legge veramente, questo lo leggete in un'ora se leggete piano, perché in realtà ci vuole molto meno tempo. Comunque i disegni sono carini, è carino perché poi è scritto tutto un po' in rima, come fa il narratore del film che parla in rima. E è molto carino, è molto dolcino, è simpatico. E ve lo consiglio da leggere sia se siete appunto delle persone adulte, ma anche per farlo leggere ai vostri figli oppure se volete leggerlo voi ai figli durante appunto il Natale. Molto molto carino. Poi altri libri di Natale. Allora, sto leggendo, sono arrivata a metà. Di Tolkien, Lettere da Babbo Natale. Io adoro Tolkien. Lettere da Babbo Natale è un libro che viene 14 euro, edito Bompiani. Anche questo è un libro molto 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 dolce. Praticamente è una raccolta delle lettere che Tolkien scriveva ai propri figli quando, facendo finta di essere Babbo Natale. La prima lettera è scritta nel 1920 a suo figlio e l'ultima nel 1943. E sono molto carine perché appunto oltre allo scritto della lettera abbiamo proprio le fotografie, diciamo fotografie delle varie lettere che erano scritte, i vari disegni che Babbo Natale mandava ai bambini ed è veramente molto dolce, si legge anche qua molto velocemente, carino da appunto se volete leggere una o due lettere al giorno. Io in realtà lo sto leggendo tutto d'un fiato perché è molto carino, anche questo si legge velocemente, adattissimo a Natale, molto scorrevole, lettere molto carine, questo Babbo Natale gli succedono sempre mille cose e dolce, molto molto dolce. Altro libro che vi consiglio, il classicone di Natale, è Canto di Natale di Dickens. Io ho acquistato questo qua di Classici Pur, questa edizione qua, perché mi piaceva tantissimo. Costa 17 euro, avevo un buono da 7 euro da spendere alla Feltrinelli, quindi l'ho pagato solamente 10. Ed è secondo me un'edizione bellissima perché all'interno abbiamo anche dei bellissimi disegni, ma veramente molto molto belli, fatti bene. Eccoli qua, che appunto accompagnano la lettura. Anche questo è un bellissimo libro da leggere sia da adulti, perché è veramente un bel libro, ma anche appunto da leggere ai vostri figli. Mia mamma, ad esempio, leggeva
durante Natale leggeva sempre un pezzettino di questa storia a mia sorella. E quindi ve lo consiglio perché è molto carino. La storia non ve la sto a raccontare perché è famosissima, è la storia di Scrooge, che è questo signore, in realtà ve lo sto raccontando, che pensa solo al denaro, è avido, non vuole però spendere il denaro che ha, non crede nello spirito del Natale, non importa delle altre persone, quello che per lui è importante sono i soldi. Durante la notte della vigilia vanno a fargli visita i tre fantasmi, il fantasma del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro, e mostreranno a lui varie cose, insomma, e bla bla. La storia è molto bella e questa edizione, secondo me, è fantastica, bellissima. Passando invece a due libri che credo siano molto poco conosciuti, allora sono Un sogno tra i fiocchi di neve di Corina Boman, credo, della Giunti. Questo costa 9,90 euro. Credo che adesso sia cambiata la copertina perché questo è un libro vecchissimo. Tra l'altro, anni e anni fa vi feci anche un video recensione. Vabbè, lasciamo perdere in che modo ho girato quel video, però comunque questo è un po' un romanzetto che si legge così molto velocemente, non vi aspettate massimi sistemi, eh? È un romanzetto che si legge in una giornata. È la storia di questa ragazza, che non mi ricordo però più come si chiama, Anna, che odia il Natale, non sopporta il Natale, e lei di solito durante le feste di Natale se ne va in vacanza in posti caldi. Il fratello, però la invita a passare il Natale in famiglia e lei decide che prima di partire, appunto, di passare dalla famiglia a Berlino per Natale. E praticamente tutto il libro è il racconto del viaggio che lei fa per arrivare a Berlino dalla sua famiglia. Succedono 1800 cose a questa ragazza, incontra 1800 persone. È un libro carino, c'è cioè di meglio, sì, però è un libro molto scorrevole, veloce, che si fa leggere tranquillamente, adatto appunto per essere letto in una giornata in tranquillità, senza star lì troppo a pensare, a riflettere, a capire cosa c'è scritto, scorre, te lo leggi, passa il Natale e siamo tutti felici. Quindi ve lo consiglio, è una lettura molto leggera, però comunque carina. Ultimo libro che vi consiglio, io però ho sbagliato, ne ho preso un altro, è Il dono di Cecilia Ahern. Io ho preso PS I Love You, sempre di lei, perché li ho praticamente uguali, cambia solamente la copertina. Comunque, lei è la mia autrice, scrittrice, una delle mie scrittrici preferite. Mi piacciono molto i suoi libri, li ho letti quasi tutti. Dono è stato uno dei primi che ho letto, ancora prima di PS I Love You, che ho letto appunto di lei. Quello che ho io costano 9,90 euro e sono della Burr, ma non credo che continuino a stampare libri così della Burr di Cecilia, perché non si trovano più. Il Dono, ad esempio, non si trova più in questa edizione, gli altri però ancora si trovano. È un libro che a me è piaciuto molto perché anche qua scorre molto velocemente, lei ha un tipo di scrittura che veramente non annoia, anche lei si fa leggere in tranquillità. Il dono di che cosa parla? Parla di questo uomo d'affari, bravissimo nel suo lavoro, che però è un pessimo padre, trascura moltissimo la sua famiglia, tradisce la moglie, quindi insomma non è una bellissima persona. Sotto la sede appunto dove lavora incontra un mendicante e da lì appunto la sua vita cambia. Succedono delle cose e quindi cambia un po' il suo modo di pensare. È un libro molto bello, secondo me. È un po' una via di mezzo tra Canto di Natale e il film The Family Man. Comunque è molto carino, mi è piaciuto molto, è un libro che fa riflettere su alcune cose. Scorrevolissimo, mi è piaciuto tantissimo. Mi ricordo, anche questo l'ho letto tanti anni fa, che le ultime pagine mi avevano non commosso, ma quasi commosso. È un bel libro, si legge velocemente. In generale vi consiglio tutti i libri di quest'autrice, però si sta parlando di libri dedicati al Natale e secondo me Il Dono è perfetto per questo periodo di inverno, Natale, feste, eccetera.
Bene, quindi questi sono i libri che vi consiglio per Natale. Fatemi sapere se li avete letti o se avete qualcos'altro da consigliare. Io su Instagram ogni volta che finisco un libro metto la foto con un sondaggio, l'avete letto sì o no? E in genere quasi tutti rispondono di no. Quindi non so se io leggo libri strani o se chi mi segue non legge quasi nulla, non l'ho ancora capito. Comunque, se volete seguitemi anche su Instagram, che così sondaggiamo insieme. Il video comunque finisce qua. Se vi è piaciuto, mettete un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!